Ecco, ci siamo con Silvia Fontanive che è, diciamo, speaker ufficiale dello stand dei cuochi dell'Alto Adige. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Ecco, siamo alla fine di questa kermesse. Come sono i dati? Come è andata quest'anno rispetto agli altri anni? Sempre benissimo, siamo sempre molto lieti che tantissimi ci vengono a trovare qui allo stand dell'Associazione dei Cuochi. Vengono qui perché ci sono tutte le giornate delle cuoche e dei cuochi fantastici, certo, che preparano dei piatti prelibati dell'Alto Adige ma anche internazionali. Ecco, rispetto all'anno scorso sono altri cuochi o sono sempre gli stessi? Sono sempre cuochi diversi, sì, ma delle volte vengono anche gli stessi e si presentano qui e sfruttano l'occasione appunto di presentare. Quest'anno abbiamo avuto modo di avere qualche chef stellato. Abbiamo avuto Herbert Hint che è appena arrivato, ci è venuto a trovare anche gli ultimi giorni passati e naturalmente questi cuochi, i giovani specialmente, vengono qui volentieri perché trovano questi cuochi stellati o non stellati e parlano e si informano su cosa c'è di nuovo. Quali sono state le novità quest'anno rispetto agli altri anni proprio come piatti presentati? Come piatti presentati abbiamo avuto tanti piatti locali qui dell'Alto Adige, la locanda anche dell'Alto Adige che si è presentato da Sitivola Gasthouse, ma anche piatti internazionali. Però la novità quest'anno dell'Associazione dei Cuochi è che c'erano anche le estetiste, le ragazze che imparano appunto questa professione, perché mangiare bene, mangiare sano e la bellezza è tutto uno, quindi la gente ha avuto anche la possibilità di farsi fare un bel massaggio, una bella manicure, quindi buoni piatti e bellezza tutto in uno. Allora diamo appuntamento alla prossima edizione, quella del 2020. Ringraziamo Silvia Fontanive che è una speaker, diciamo, di eventi, professionista, libera professionista. Auguriamo buona giornata a tutti e buon proseguimento di fiera. Arrivederci. Grazie signor Montanari, grazie a tutti e veniteci a trovare. Ciao dall'Associazione dei Cuochi. Ciao. A presto.